Una vittoria schiacciante quella del no a livello nazionale, che ha sfiorato addirittura il 60%. Una vittoria che però non si è riscontrata anche ad Arezzo. Qual è il commento di Maurizio D'Ettore? Il voto locale è chiarissimo. In alcuni comuni ha prevalso il no e ad Arezzo c'è un sostanziale pareggio, c'è una differenza di poche centinaia di voti, ma non conta assolutamente nulla questo tipo di valutazione, la sta facendo il PD a riconferma e a dimostrazione che hanno puntato su una riforma partitica, perché ora fanno i conti di quanti voti hanno preso nei comuni come se fosse un voto politico sul partito. Questo è veramente, ribadisce il modo in cui hanno proposto questa riforma. Semplicemente di parte, il cittadino comune, le persone comuni, le persone che votano con grande intelligenza, con il senso del paese e dello Stato, hanno votato per il no, contro una riforma fatta male e che avrebbe portato problemi al paese. Il popolo sovrano, con un voto democratico, partecipando in modo straordinario al voto, ha detto no. Un no è costituente, così come il sì, perché ci dicono parlano solo referendum confermativo, no, il referendum, come ho detto in molti confronti con molte persone impreparate del PD, che manco sapevano la riforma che proponevano, abbiamo ribadito che anche il no è costituente, è un no costituente dei cittadini italiani, del corpo elettorale, hanno vinto i cittadini, la sovranità popolare rispetto a un tentativo che era chiarissimo da parte del governo, ribadito in queste ore con questi commenti che fa il PD, era chiarissimo di una riforma di parte che non aveva alcun significato e soprattutto era assolutamente, i cittadini l'hanno percepito con questo voto a cui hanno partecipato, era assolutamente, come dire, peggiorativa per l'istituzione, l'avrebbe complicato il rapporto fra Stato e Regioni e avrebbe creato soprattutto una situazione di grandissima difficoltà istituzionale con un Senato ridicolo come era formato da consiglieri regionali e sindaci, ridicolo.